Si è tenuta questa mattina presso il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina per la prima volta un'iniziativa unitaria di CGIL Chieti e CGIL Molise, finalizzata a un confronto tra le due realtà di confine e i rispettivi rappresentanti istituzionali rispetto alla necessità di creare una prospettiva di crescita, occupazione e tutela della salute. Tra i relatori dell'incontro, il segretario della CGIL Franco Spina, che si è soffermato sul mercato del lavoro in Abruzzo. È vero che aumenta l'occupazione, ma non l'occupazione che ha una durata a tempo indeterminato. Lì ci sono piccoli segnali, ma la famosa torta che compone l'occupazione in questa regione vede tre quarti che sono sostanzialmente lavori a tempo determinato, piuttosto che a intermittenza, piuttosto che a chiamata. Per noi questo è un problema, perché se vogliamo fare politiche serie anche di rilancio occupazionale non possiamo partire dal lavoro povero, dal lavoro precario. C'è bisogno di ridare dignità al lavoro, quindi noi diciamo che servono politiche che devono essere mirate al rafforzamento, ci servono politiche comuni. Presente anche l'assessore regionale attività produttive Tiziana Magnacca, che vede invece il bicchiere mezzo pieno e che ha ribadito di come sia fondamentale puntare sulla formazione. I numeri dell'occupazione in Abruzzo non erano stati mai così positivi e incoraggianti, e quindi questo ci fa ben sperare, anche perché unito al trend nazionale possiamo dire che è un trend strutturale e non episodico. Guardiamo quindi con fiducia al futuro in relazione a un momento storico di grandi cambiamenti. Occorre creare le condizioni perché le aziende investano in tecnologia, investano in innovazione per poter essere competitivi e vincere una competizione che è globale, e dall'altro canto occorre che il lavoro riscopra pienamente il concetto di nuove competenze, di formazione continua e forse anche obbligatoria. Mancano all'appello milioni di lavoratori oggi, mancano all'appello i lavoratori formati e competenti.